Il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele a Pisa per la fiaccolata organizzata dai genitori no obbligo ai vaccini. Ovviamente Pisa è una nuova tappa dell'iniziativa appunto che intende protestare contro questa legge della ministra di questi giorni per l'obbligatorietà dei vaccini nelle scuole. Intanto Giacomo, Roberto, ci sarà anche in altre città, ma intanto c'è a Pisa un corteo, una fiaccolata, le motivazioni. Sì, le motivazioni nascono dal decreto Lorenzin che ha introdotto ben 12 vaccinazioni obbligatorie, o almeno tenta di introdurre 12 vaccinazioni obbligatorie per ragazzi da 0 fino a 16 anni. È un numero veramente altissimo, nessun paese europeo ha così tante vaccinazioni. Noi eravamo i più alti, mi sembra, con 4 vaccinazioni tra i paesi dell'Europa occidentale. Adesso diciamo che con 12 battiamo ogni record. Alla base della legge ovviamente c'è la convinzione che fare i vaccini può arginare comunque alcune malattie, alcune patologie. Cosa rispondete? Che questo sicuramente c'è del vero. Quello che ci domandiamo noi è che senso ha ipervaccinare neonati di un anno con 12 vaccini, perché praticamente avrebbero 12 vaccinazioni entro i primi 15 mesi, quando la maggioranza della popolazione adulta non fa nemmeno i richiami e non è vaccinata. Vorrei vedere qui quante persone nella città di Pisa sono adulte e sono vaccinate ad esempio contro il morbillo. Ecco, il morbillo è il caso del bambino che purtroppo è deceduto proprio in queste ore, si dice appunto perché non era vaccinato, aveva anche altre patologie. Come spiegare, come far rientrare questo caso nella vostra iniziativa? È difficile dopo qualche ora così dire qualcosa su questo argomento. Primo perché è un argomento molto delicato. Bisognerebbe rispettare anche il dolore dei genitori, questo è molto importante. Io ho sentito un'intervista al primario dell'ospedale in cui diceva che i fratelli non c'entravano nulla in questa cosa, proprio per un fattore temporale. Quindi io non ho capito ancora bene chiaramente cosa sia successo. Sicuramente col tempo, fra 1 o 2 giorni, le cose saranno più chiare e potremo dire la nostra. Questa protesta è comunque dettata anche dal fatto che chi non si vaccina, diciamo, come dire, ha una pena che può essere supportata soprattutto dalle famiglie, diciamo, più abbienti o no? C'è considerata anche una pena pecuniaria, no? Che fino a 7.500 euro, non è chiaro se a gruppo di vaccini, se comunque insomma una cifra considerevole. Chiaramente c'è una discriminazione anche dal punto di vista economico, questo è evidente. Io vengo dalla Romania, noi abbiamo vissuto tanto tempo anche negli Stati Uniti, insomma viviamo in un paese democratico e la libertà di scelta è importante. Noi crediamo in questa causa, anche quelli che hanno un'opinione diversa ci dobbiamo rispettare. Questa bella bimba è stata vaccinata? Non ancora, lo dovrebbe fare la prossima settimana, ma non sono contraria, solo che per me è troppo piccola per sopportare un esavalente che sono ben 6 vaccini dentro una puntura, un cocktail micidiale, perché se lei non ha sviluppato ancora anticorpi, un sistema immunitario basso, potrebbe avere delle reazioni avverse come già è successo a un sacco di bambini. E io ho paura, è per quello che sono qui stasera. Lo ha detto in diretta nel nostro telegiornale il meteorologo Tommaso Torrigiani dell'AMMA. Dopo una lieve diminuzione delle temperature domenica, ma il sollievo durerà veramente poco, bisognerà attendere ancora qualche altro giorno per la fine dell'afa prevista tra il 29 e il 30 giugno. Sì, addirittura giovedì e venerdì attualmente il calo delle temperature sembra attorno ai 10 gradi, quindi torneremo a avere valori ben inferiori ai 30 gradi, quindi sì, sembra che si possa tornare finalmente un po' a respirare il prossimo fine settimana. Per voi esperti questo è un giugno davvero anomalo o è solo la nostra sensazione? No, sicuramente nel mese di giugno le temperature si stanno mantenendo decisamente superiori a quelle tipiche del periodo, lo si sono mantenute per quasi tutti i giorni del mese e anche su valori 3-4 gradi superiori alle medie, quindi è un giugno sicuramente tra i più caldi degli ultimi anni, anche degli ultimi diciamo 100 anni, ma aspettiamo di arrivare in fondo al mese per dare dei valori diciamo
sicuri, insomma, comunque sicuramente siamo sicuramente su valori molto molto superiori alle medie. Sappiamo che le previsioni a lunga scadenza non hanno molto significato, però certamente si può prevedere come sarà l'estate 2017 nei mesi di luglio e agosto. Avete qualche sensazione? C'è da dire che la maggior parte delle volte che abbiamo registrato un giugno molto molto caldo, quindi inizio dell'estate molto molto calda, questa poi non si è protratta per tutto il periodo estivo. Quindi spesso dopo un maggio, un giugno molto caldi, hanno fatto seguito dei lugli e degli agosti più piovose con temperature in media o addirittura anche inferiore alla media. Però ci sono state delle annate come quella del 2003 che tutti ricordiamo, ma anche quella del 2015, che hanno fatto un po' eccezione e che dopo un giugno molto caldo, il caldo si è portato anche per i mesi successivi. Attualmente le indicazioni che abbiamo in mano ci indicano una possibile ritorno a maggiore stabilità nel mese di luglio, che corrisponderebbe a qualche pioggia in più, ma a luglio piove sempre poco, e a temperature che sembrano attese generalmente in media. 243esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, è stata l'occasione a Livorno per fare il punto, un bilancio sull'attività di questa prima parte del 2017. Siamo con il comandante Paolo Borrelli, quindi quali le operazioni più salienti appunto del vostro operato? Sì, sono stati 5 mesi assolutamente molto intensi, molto importanti, forieri per noi di grandi soddisfazioni sotto il profilo operativo e che hanno consentito il conseguimento di importanti risultati. Primo tra i quali certamente va sottolineato il sequestro di circa 11 milioni di euro di beni. Si tratta di beni immobili registrati, disponibilità finanziarie, quote societarie. Beni che all'esito delle eventuali confische che dovessero seguire o che seguiranno potranno essere appresi allo Stato e, oppure essere oggetto di vendita ricavandone disponibilità che poi si traducono in servizi che a loro volta possono essere ridistribuiti alla collettività a cui sono stati indebitamente sottratti. Poi anche sul versante della sicurezza, tanti interventi, sull'evasione fiscale, quindi è grande il vostro intervento. Sì, assolutamente, sul campo della sicurezza concorriamo ai fini dell'ordine della sicurezza pubblica, tantissimi, nell'ordine di diverse migliaia, sono stati controlli di persone, autovetture, mezzi. Tenga conto che soltanto nei primi 5 mesi dell'anno abbiamo concluso 13 operazioni rilevanti, operazioni che spaziano dai reati fallimentari a quelli fiscali, a quelli di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Abbiamo segnalato ad esempio alla Corte dei Conti oltre 30 persone per un danno erariale stimato in circa 6 milioni di euro. È un altro aspetto che va certamente molto sottolineato, unitamente a quello dell'attività di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione. La cerimonia per la provincia di Pisa si è tenuta presso la caserma Leone e Mario Benvenuti. Il comandante provinciale ha sottolineato che l'azione di contrasto all'evasione fiscale, allo sperpero di denaro pubblico e alla criminalità economico-finanziaria costituisce in un contesto di crisi fondamentale rilievo per rilanciare lo sviluppo del paese e ripristinare le condizioni di legalità e solidarietà sulle quali si fonda il patto sociale tra Stato e cittadini. 17 alle città italiane. Nuova seduta del Consiglio Comunale a Pisa all'ordine del giorno, tra tante interpellanze e interrogazioni anche una precisa richiesta di chiarimenti sul numero di forze dell'ordine in città. Più volte il sindaco e la giunta ha avanzato appunto questa richiesta direttamente al governo. Ranieri Del Torto, presidente del Consiglio Comunale, ecco perché non arrivano forze in aggiunta dopo i vari casi successi in città e la percezione di insicurezza che tutti vivono. Ma in Consiglio Comunale ne abbiamo parlato più volte, in questo caso c'è stata un'iniziativa del consigliere Bedini che appunto ha fatto una domanda specifica al sindaco sul punto. La risposta della giunta è stata chiara, purtroppo sappiamo da tempo che almeno per ora non arriveranno rinforzi sugli organici per quanto riguarda la Polizia di Stato, se non un rafforzamento del contingente che per quanto riguarda in particolare il controllo sul litorale. Questo è evidente che per la nostra città è una criticità, ma questo
non tanto per gli ultimi episodi di cronaca, che io credo che per quanto importanti e drammatici, ma insomma, non vadano presi come esempio di quello che rappresenta la nostra città. La nostra città vive una sofferenza continua e costante, quindi al di là dei poi gli episodi più eclatanti e più drammatici. Dettata dal fatto che anche in questo, come in tante altre situazioni, sconta il fatto di essere una piccola città come numero di abitanti. E quindi tutti i parametri di riferimento prendono in considerazione questo, che è un dato che a nostro parere non è sufficiente, perché Pisa ha delle specificità di tipo diverso. Quindi noi chiediamo comunque che vengano rivisti questi parametri a livello generale e venga tenuto conto di alcune città che, pur essendo piccole, hanno delle specificità particolari. Noi pensiamo, crediamo che questo sia possibile farlo, che il governo possa accettare, ripeto, non tanto un trattamento di favore, ma proprio un problema complessivo di rivedere i parametri per cui le dotazioni organiche e le forze di polizia vengono assegnate alle diverse città. Sicurezza e percezione di sicurezza a Pontedera, diversi provvedimenti che sono stati adottati dall'amministrazione comunale con specifiche ordinanze del sindaco Millozzi. Nello specifico, quali erano i problemi, in quali zone e come è stato risolto? Abbiamo voluto un po' aggiornare le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale in tema di sicurezza urbana, sapendo che questo tema non è un tema né di destra né di sinistra, ma è un tema che va a sostenere la qualità della vita del quartiere e delle nostre comunità. Quindi abbiamo aggiornato le nostre azioni, che sono azioni non soltanto di interventi volti a potenziare l'illuminazione pubblica, a potenziare la videosorveglianza, a creare momenti di aggregazione e socializzazione, ma anche a prevenire, per quanto è nelle nostre possibilità, a contrastare fenomeni di illegalità, fenomeni di criticità che ci sono presenti in alcuni quartieri della città. Per questo abbiamo dato vita ad alcune, prendendo spunto anche dal recente decreto Minniti sul tema sulla sicurezza urbana, che dà degli ulteriori strumenti ai sindaci per poter intervenire su questo ambito. Abbiamo messo in campo ad esempio l'ordinanza di allontanamento di persone che si macchiano di determinati reati, cioè uno strumento che noi mettiamo a disposizione delle forze di polizia, perché questo ci compete, non possiamo fare più di questo, a cui le forze di polizia sono chiamate a dare atto, notificando questi verbali di allontanamento di queste persone, che sono verbali di allontanamento per 48 ore da luoghi dove si sono svolti i fatti, e poi questi andranno a costruire tutta una serie di elementi che saranno messi all'attenzione del questore, che a cui spetta per ultimo la decisione, ad esempio, di prendere provvedimenti come il DASP urbano, che significa un allontanamento di più lungo tempo di quella persona dal luogo dei fatti. Ecco, noi naturalmente tutte queste persone, lo voglio ripetere, sono persone che non sono profughi, che non sono persone nel perimetro dell'accoglienza, non sono persone residenti in città, sono persone senza fissa dimora, che si sono già macchiati di alcuni precedenti penali, dedite all'uso e al consumo di sostanze stupefacenti, che creano insicurezza all'interno di quel quartiere. Quindi noi vogliamo mettere in campo tutti gli strumenti che ci consentano di attenuare il fenomeno e di allontanare queste persone da questi luoghi. È fitto il programma del calendario per l'estate 2017 messo in piedi dalla Proloco del litorale pisano. Il presidente Alessandro Nundini, tanti appuntamenti, iniziative di spettacolo ma anche di sport, ricordiamo i principali. Allora, i principali sono la storica Miss Litorale, che si svolgerà attraverso 8 selezioni sugli stabilimenti balneari scelti, con una finale che si terrà l'11 agosto sulla terrazza a mare sopra il bagno imperiale che è stata recentemente restaurata. Il torneo di burracco, che si svolge in 4 tappe. Quest'anno per la prima volta mettiamo in piedi anche per la parte della cultura e spettacolo un premio per i cortometraggi, visto che la nostra è una località che è da sempre ha dedicato l'attività anche al cinema, e si chiamano Short Award, dedicato ai giovani talenti che si cimentano nei cortometraggi, e poi lo storico premio Delfino, che è arrivato alla 15ª edizione, che è un premio letterario. Il senso del calendario qual è?
Il senso del calendario è intrattenere e in qualche maniera far allietare il soggiorno di coloro che vengono sul litorale pisano. Un'altra importante attività che svolge Proloco è quella del punto informazioni, che è sia una prima accoglienza ma soprattutto un punto di divulgazione di quello che diciamo, i fruitori del nostro litorale possono trovare sia in termini di location ma anche di attività. Abbiamo già parlato della rassegna di spettacoli, iniziative varie qui a Calambrone, a Heliopoli Center, una rassegna che si ripropone per il secondo anno consecutivo con tanti eventi. Marco Bonciolini è responsabile, coordinatore insomma, di Heliopoli Center, appunto abbiamo già visto con il vice sindaco Ghezzi il significato di questa serie di eventi, ma diamo qualche appuntamento. Qualche nome, qualche iniziativa? Sì, allora, si tratta di 20 appuntamenti che si svolgeranno sulla piazza a partire dal 30 di giugno e che sono di vario genere. 8 appuntamenti riguardano il talk show, un talk show fatto con personaggi importanti con i quali discuteremo e ci divertiremo e saranno allietati da musica e da divertimento con vari argomenti, dallo sport alla moda, al glamour, alla politica, c'è un po' di tutto e ci saranno personaggi importanti, da Massimiliano Allegri nella giornata dedicata allo sport, a Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, al regista Vanzina, al regista Neri Parenti, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, l'imitatore Butinar, Dario Ballantini, Anna Falchi, Gio Squillo, insomma tanti nomi che allieteranno questo evento di talk show sulla nostra piazza e più un personaggio politico a sorpresa che sveleremo strada facendo perché ci piace un po' divertirci da questo punto di vista. In più c'è il concerto di Rossana Casale che ci piace ricordarlo il 15 di luglio perché è un evento crediamo importante, una cantante famosa e che è di grande stile e con un bel gruppo che sarà qui da noi il 15 luglio. E ovviamente tutti gli eventi sono gratuiti per cui chiunque può accedervi senza dover pagare nessun biglietto. In più ci sono tanti altri eventi di approfondimento, un evento dedicato al nuovo stadio del Pisa, un evento dedicato al Calambrone, cioè al futuro di Calambrone con personaggi della politica, delle istituzioni che verranno qui e discuteranno questi argomenti e poi tanta musica, la moda, sfilate di moda e quant'altro, cioè eventi che possono essere interessanti per cittadini, per i turisti, con un livello qualitativo crediamo elevato, importante, capace di attirare e di far vedere questa piazza che è veramente dal nostro punto di vista molto bella. Campionati sbandieratori alla via, sono i 20esimi giochi giovanili della bandiera Volterra 2017, il campionato Under 15 della Federazione Italiana Sbandieratori che vede sfidarsi a suon di bandiere giovani atleti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, più di 800 tra sbandieratori, musici, suddivisi in 38 gruppi provenienti da altrettante città italiane. Cerimonia di apertura suggestiva con il corteggio che è partito da piazza 20 settembre per convergere in piazza dei Priori, riempiendo così le vie del centro di suoni e colori. Dopo lo schieramento dei gruppi, il saluto della città di Volterra, del presidente della Federazione Italiana Sbandieratori, l'inno nazionale cantato da tutta la piazza, la serata poi è andata a concludersi con lo spettacolo di fuoco degli Arresti di Tempo. Soddisfatto e poi il via ai giochi, il presidente del gruppo storico degli sbandieratori di Volterra, Stefano Borghi. Effettivamente sì, stasera è una gioia per tutti, è una grande soddisfazione per il gruppo che è riuscito a portare a Volterra questi campionati, grazie anche al sostegno di tutti quelli che hanno creduto in noi, primis dell'amministrazione, del comune, di tutti i nostri sponsor, della Conad. E poi una bella soddisfazione per il gruppo, perché ha lavorato tantissimo in questi ultimi tempi.
tempi, diciamo da quando è uscito il bando, da novembre non ci siamo mai fermati. Siamo un grande gruppo, l'abbiamo dimostrato. Un grande lavoro da dietro le quinte, perché bisogna avere ovviamente un'ampia conoscenza del territorio, la logistica, muoversi in modo a poter ospitare tantissime persone, non sono solo i ragazzi, ci sono anche i rappresentanti dei gruppi, i giudici, i familiari, i parenti, davvero migliaia di persone che convergono su Volterra e che fanno bene anche la salute economica di tutta la Valdelsa. Il saluto finale del Presidente, poi ovviamente il tempo dedicato alle gare, che vinca migliore. Vorrei salutare tutti e augurare a tutti un weekend di bandiera all'insegna della correttezza, della lealtà, ma più che altro del divertimento, perché poi lo sport, specialmente a questi livelli giovanili, deve essere esclusivamente divertimento, insieme ai genitori, insieme alle famiglie, insieme agli amici. Alle gare quindi! E vincitore nel 2016 del Palio di Asti. Pisa Calcio, si riparte, tutto pronto per il ritiro, il ritiro in Trentino. Il consorzio turistico ha organizzato tutto il soggiorno, tanti pisani che aspettano anche questa occasione appunto per visitare la regione e il territorio. Giuseppe Corrado, si ricomincia lo spirito è altissimo ed è alimentato dall'entusiasmo di questa gente, dei tifosi, perché anche il presidente del consorzio ci ha confermato che mai come quest'anno ci sono alberghi esauriti e mai come quest'anno noi abbiamo avuto direi sollecitazioni per avere la certezza sulla data, dei tempi, della permanenza in ritiro. Noi siamo galvanizzati, siamo entusiasti, per noi è una novità, nel senso che Storo io personalmente non lo conosco, però mi dicono che il clima è buono, c'è brezza, non fa così caldo, quindi è anche un ambiente ideale per allenarsi. Come si lavorerà lassù? Ritengo che si lavorerà più o meno sullo stile di tutti i ritiri. Noi abbiamo strutturato con Carmine Gautieri un programma che parte da un'analisi preliminare dello stato di salute e di forma dei giocatori, quindi 13-14 ci saranno tutta una serie di test, poi si partirà per Storo, dove ci saranno due sedute di allenamento al giorno, ci sarà anche una mezza giornata di pausa, ci sarà un'amichevole. Gautieri ha chiesto di fare già un'amichevole impegnativa, quindi verificheremo, dato che in zona ci sono diverse squadre di categoria anche superiore, per cui vogliamo partire subito forte. E rinnoviamo questa amicizia con Pisa, anche dovuta alla retrocessione, ma per noi va benissimo ugualmente. L'anno scorso è stato un ritiro fantastico, tanti pisani sono venuti in Valle del Chiese e hanno trovato un territorio bellissimo, adrenalinico, abbiamo natura, sport, montagna, laghi, un piccolo Trentino in una piccola valle che comunque ha voglia di crescere. E vediamo nei pisani una forte attrazione per la nostra valle e per noi è importantissimo, oltre che a coordinare questo ritiro di calcio, non solo come consorzio turistico, ma anche con il comune di Storo, con il Bin del Chiese, con la società sportiva Calcio Chiese. Siamo un mix di collaboratori che con entusiasmo ospitiamo per la seconda volta e per il secondo anno Pisa Calcio.